ancora meglio. Usiamo la notte per divertirci. Non facciamo niente. Ma chi vuole fare? Ma chi ci vuole? Delitica. Delitica. Non dovete delitica. La campagna di sensibilizzazione contro le rissioni locali organizzate e voluta dal capitale dal Comitato di Vita Sicura ha un unico scopo. Divertirsi sempre senza esagerare mai. L'idea nasce da un gruppo di ragazzi per contrastare la piaga della violenza notturna dopo recenti tragici episodi e suggerire soluzioni che possano portare la movida romana sui livelli delle grandi capitali d'Europa. Anch'io ho fatto le notti in discoteca, anch'io ho fatto il motto del mio ragazzetto. Non è una cosa bella, sì, lo sapete, sì, magari uno vuole fare un po' il fighetto, sai quelle cose che tu cammini, che ti tocca la spalla, poi dici, ma che fai? Non serve a niente. Non litigare. Usate la notte per ballare. Ciao da Fiore! Quello del gran caldo è un argomento di cui inevitabilmente si parla molto in questi giorni. Sentiamo anche che cosa succederà nelle prossime ore con Tito Giudetto. Un'Italia divisa in due dal clima. La perturbazione annunciata sta portando piogge forti sul nord-ovest, mentre invece il resto della penisola soffre una canicola. Rovesci si stanno abbattendo su Val d'Aosta e Alto Piemonte, poi tra la notte e domattina sono attesi sul resto della pianura padana. Il cambio di aria già oggi ha fatto registrare un primo abbassamento delle temperature. Guardate, oggi a Torino la massima non ha superato i 23 gradi contro i 30 di ieri. A Milano pioggerelle intermittenti hanno abbassato il caldo di 4 gradi rispetto a ieri. Basta spostarsi appena più a sud per ritornare sui 38 gradi a Bologna, fino ai record di oltre 40 registrati in Sardegna, dove oltre 400 ettari di alberi